entri in campo, qualche minuto e decidi la partita, tutto quello che sogna un attaccante. Sì, bello, importante per tutti, per la squadra, per il gruppo. Quindi niente, contento a livello individuale, sia pure individuale che gruppale, perché è importante per noi qua contro una squadra forte come il Pescara. Pescara e Gubbio, due squadre che sono lì nelle zone altissime della classifica, lasciamo per un attimo la Coppa Italia, due squadre che sognano in grande. Sì, noi andiamo piano, partita dopo partita, sappiamo la nostra forza, ma tranquilli, con lavoro, con impegno e sacrificio, e proveremo a fare quello che sappiamo fare. Ti puoi dare un consiglio al Pescara? Mi spiego, tu conosci benissimo il Catanzaro perché sei arrivato proprio da lì. Come si batte? No, io non credo sia in grado di dare un consiglio in questo senso. Conosco al mister del Pescara Colombo, l'ho avuto a Francavilla e so che lui, come tutto il suo staff, lavorano bene, quindi credo che loro sapranno cosa fare per provare a fare l'impresa. Allora, ti chiedo questo per chiudere: quanto sei stato vicino al Pescara? Perché quest'estate il nome di Vasquez a Pescara, fatto proprio da Colombo, è un nome che ricorreva spesso. Realmente non lo so, so che ci sono state delle voci, però alla fine ho scelto a venire a Gubbio, che so che è una piazza pure ambiziosa, e sono contento della scelta che ho fatto.